Buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata di Un Libro per Amico. Io sono Fiammetta Rossi e alla regia ci segue il nostro Armando. Lo sapete che la radio è stato il primo grande strumento di comunicazione, anche più dei giornali, perché portava voci, musica e notizie in tutte le case. E si può dire che la radio in qualche modo abbia contribuito a unire l'Italia, o quantomeno a far conoscere il mondo agli italiani e gli italiani al mondo. Famiglie intere nel dopoguerra alla sera si riunivano spesso davanti a questa enorme scatola di marrone, che poi chissà perché era marrone, con grandi manopole ad ascoltare le trasmissioni. Il primo programma andato in onda, pensate, risale al 6 ottobre del 1924 e copriva una lunghezza d'onda di 425 metri. E beh, da allora la radio ha fatto passi da gigante e il nostro ospite di oggi ci parla proprio di questo, dell'evoluzione di questo mezzo di comunicazione che non conosce tramonto. In studio, in diretta telefonica ovviamente, abbiamo Enzo Mauri, giornalista, speaker radiofonico, conduttore e oggi anche scrittore, che ci presenta il suo libro edito per Armando Editore dal titolo Qui Radio Libera. E se siete un appassionato del genere non potete non leggere questo libro, perché è come cavalcare una rivoluzione che ha fatto un po' la nostra storia. Ci sono i nomi di personaggi che abbiamo ascoltato tutti, di programmi che io usavo come sottofondo per studiare, oppure altri programmi che commentavo in diretta e al telefono con la mia amica. E allora senza indugio passo la parola a Enzo Mauri. Enzo, sei con noi? Buongiorno Fiammetta. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vigevano. Grazie a te, ci mancherebbe. Enzo, ho tantissime domande. Dimmi. Cominciamo. Tu Sono qua. Bene, tu nasci come radioascoltatore appassionato, poi a un certo punto... Come tutti. Ecco, esatto, è vero. E poi però hai iniziato a farla davvero la radio. Raccontaci un attimo di quegli anni ruggenti in cui hai mosso i primi passi. Allora, come dicevi tu, io sono nato come radioascoltatore, quindi amante della radio, davanti all'apparecchio, o comunque stavo con il mio registratore a, appunto, registrare su cassettina le canzoni che venivano dalla parete di Lelio Luttazzi. Stiamo parlando proprio di un classico, certo, di Radio Rai. Poi a un certo punto ho deciso di saltare il fosso, come si suol dire, di passare dall'altra parte, e siccome erano al pieno del periodo le radio libere, consideriamo che il fenomeno delle radio libere ha preso il via a partire dal 1975, e diciamo il grosso delle radio libere hanno cominciato a trasmettere da quell'anno, e poi io, insomma, che ancora ero piccolino, intorno a 15 anni, verso la fine degli anni 70, quindi nel 1979, ho cominciato a fare i miei primi provini nelle radio libere, che allora erano tantissime. Considera che comunque tutte le radio erano disponibili a accettare voci nuove, ovviamente senza essere retribuite, perché allora essere retribuiti era un lusso. E ho cominciato così, insomma. La mia prima trasmissione ufficiale è comunque stata a Radio Antenna Libera, come ricordo nel libro, il 6 gennaio del 1980. È vero, e infatti, tra l'altro, a un certo punto nel 1976 le radio erano 580, l'anno successivo erano oltre 1500. Tutti a un certo punto, esatto, volevano fare radio, persino Cicciolina, sì, la famosa Luna Staller, sì, sì, no? Aveva un suo programma. Sì, beh, Cicciolina, che trasmetteva dalle antenne di Radio Luna, che è la radio da cui poi ho trasmesso anch'io, però qualche anno dopo, a partire dal 1983. E Cicciolina è ricordata appunto per queste due trasmissioni calienti, bollenti, che andavano in onda nella sera tarda di Radio Luna, e che comunque appunto ha fatto, come dire, molta pubblicità a questo marchio, che comunque è conosciuto anche perché Radio Luna è stata uno dei primi network, se non addirittura il primo network radiofonico italiano, sia pur fittizio, perché allora non era possibile trasmettere in interconnessione nazionale, le radio non potevano trasmettere, potevano trasmettere solamente in ambito locale, come stabiliva la legge del 28 luglio del 1976. E allora si inventarono questo network fittizio, per cui tutta una serie di trasmissioni venivano registrate negli studi di Roma e poi venivano distribuite a 50 Radio Luna, che erano sparse in tutta Italia, che le trasmettevano tutte alla stessa ora, quindi sembrava anche che fosse, caspita, un network vero. Parliamo veramente di tante cose. Senti, lanciamo un attimo il brano e poi continuiamo l'intervista. Va bene, sono qua. Enzo, qual è il programma al quale ti sei ispirato per il tuo lavoro? Quello che era l'appuntamento fisso per te da non perdere?
Allora, parlavamo proprio di Radio Luna. Radio Luna è stata una delle mie fonti ispiratrici nel periodo in cui ancora ero ascoltatore della radio, quindi, come dicevo, non avevo saltato il fosso, non ero passato dall'altra parte del vetro, come si suol dire, e mi ispiravo a alcune trasmissioni di Radio Luna, del circuito di Radio Luna di cui parlavo prima, tra cui il programma di Francesco Acampora, nota voce Rai, tra l'altro non solo della Rai, che trasmetteva due volte al giorno due programmi di 55 minuti, perché le trasmissioni di Radio Luna, quelle registrate, erano rigorosamente di 55 minuti, con dentro uno spazio per la pubblicità, e questo programma si chiamava Soltanto Soul, e in cui, diciamo, c'erano tutte novità discografiche. Poi, con il successo della disco music, ne allestirono un altro che si chiamava uno che si chiamava Sound Explosion, quello che praticamente proponeva i successi musicali. Poi ne fu realizzato un altro che si chiamava appunto Soltanto Soul, dove c'erano tutti i successi a discoteca. Quindi direi che il programma a cui mi sono maggiormente ispirato, e soprattutto la voce a cui mi sono ispirato per il mio stile, soprattutto nei primi anni di radio, è stato appunto quello di Francesca Campora, che vorrei aggiungere è una delle 34 voci che ho intervistato all'interno del libro qui Radio Libera. E ricordiamo anche un'altra cosa importante, Fiammetta, che fra queste 34 voci destino vuole che ci sia anche il buon Marco Biondi. Il buon Marco Biondi, sì, il nostro attuale direttore artistico, che esatto, salutiamo. Esatto. Ma Marco è stato sempre molto, molto amico, molto cortese nel promuovere anche la mia precedente pubblicazione, e lo ringrazio per avermi dato modo di poter andare in onda anche questa volta per promuovere il nuovo libro, che ricordo sarà disponibile a breve nelle librerie e online. Scusami se ti ho rubato un attimo. No, assolutamente, anche perché sono arrivate delle richieste. No, hai fatto bene a ricordarlo, perché sono arrivate delle domande, delle richieste su dove si può trovare. Sì. E va bene, hai risposto a una delle domande che ti avrei fatto in seguito. Il libro sarà, ripeto ancora una volta, sarà disponibile a breve su tutti i bookstore online, quindi Amazon, IBS, Mondadori Store e via dicendo, e sarà comunque disponibile anche nelle librerie di tutta Italia. Dovete attendere ancora qualche giorno, perché tra l'altro, purtroppo, causa Covid, certo, mi sembra giusto ricordarlo, la casa editrice ha deciso di posticipare un pochino l'uscita per attendere, diciamo, momenti migliori, perché come immaginerete, insomma, non è proprio un momento favorevole, no, per decisamente presentare, no, i libri. E quindi magari attendiamo qualche giorno, comunque dovrebbe essere disponibile già dalla fine del mese. Senti, io intanto ti faccio una domanda, poi vediamo un po' se abbiamo il tempo per rispondere, altrimenti subito dopo il brano. Allora, tu hai fatto anche un provino per Radio Antenna Libera. Io vorrei leggere un pezzettino di brano, proprio pochi secondi. Quell'anno ebbi la mia prima vera occasione di lavorare in radio. Mi recai negli studi di Radio Antenna Libera, non molto lontano da casa. Sostenni il provino in un'improbabile sala di registrazione dotata di un solo giradischi. E su Gildi di Mike Oldfield, ancora lo ricordo, improvvisai qualche intervento e presi anche una colossale papera che avrei tanto voluto cancellare dal registratore a bobine. Subito dopo il brano ci racconti che cosa hai combinato. Certo. Allora, Enzo, cosa combinasti durante quel provino? No, comunque innanzitutto volevo dire che hai trasmesso uno dei miei brani preferiti del momento, che è Harakiri di Samuele Bersani, che io adoro, quindi ti ringrazio anche per questa scelta. Allora, i miei esordi radiofonici. Allora, in quel periodo, come ti dicevo, stiamo parlando della fine degli anni 70, di radio in Italia ce n'erano tantissime. Nel mio quartiere, io abito tuttora a Roma Sud, ce n'erano almeno una decina. Quindi che cosa facevi? Se volevi fare radio, ti proponevi, andavi a chiedere al proprietario di turno, andavi proprio lì alla porta della radio, andavi a suonare: posso provare a trasmettere? Quello ti diceva sì, magari fai prima un provino, ascoltiamo come trasmetti e poi decidiamo se metterti in onda. Ed è quello che capitò a me, quindi andai appunto in questa radio che si chiamava Radio Antenna Libera, farlo appacciato, perché fra le tante radio che sono sparite c'è anche questa. Considera che in quel periodo c'erano tutti questi suffissi accanto al nome della radio: il nome della radio e poi Libera, oppure International, si usava anche molto International. Poi magari la radio nel raggio di 10 km spariva, però insomma c'era il termine International da là. Fatto sta che insomma andai qui in questa radio, feci questo provino allucinante, come appunto riporto nel primo capitolo del libro, perché qui Radio Libera parla sì di radio attraverso la voce dei principali protagonisti, però il primo capitolo è anche autobiografico, dove racconto un po' la mia storia e tutte le varie situazioni tipiche di chi si trovava davanti al microfono in quel momento. Ricordiamo che in quel periodo era tutto analogico, cioè i computer di adesso ce li scordavamo, cioè non c'era internet, non c'erano telefoni, c'era mal
appena il telefono fisso da cui rispondivi tu mentre eri in onda. E c'era quindi, il giradischi, un improbabile giradischi. C'erano i giradischi e dovevi fare tutto te, cioè tu stavi in onda, dovevi mandare le pubblicità con le cassettine, quindi c'avevi due piastre. Io racconto anche questa situazione, per cui praticamente mentre sulla prima piastra andavi in onda la pubblicità, tu dovevi già preparare la seconda, poi riavvolgere il nastro. Era tutto analogico, quindi anche solo per andare in bagno dovevi trovare un disco sufficientemente lungo che ti permettesse di allontanarti un attimo, perché dovevi tenere sempre la situazione sotto controllo. Comunque, per fartela breve, perché come al solito sono un chiacchierone per ovvi motivi, sono andato qui io a Radio Antenna Libera, ho superato il provino e ho cominciato a trasmettere la domenica pomeriggio in un programma che dava anche informazioni sportive, un programma che durava appunto qualche ora la domenica pomeriggio, adesso lo ricordo bene, credo un paio d'ore, e ho iniziato il 6 gennaio 1980. Destino ha voluto che però dopo qualche puntata non andassi più bene, perché purtroppo ero ancora acerbo, come si suol dire, prendevo troppe papere, a volte sbagliavo anche i periodi per l'emozione, anche perché considera che avendo cadenza settimanale il tempo di prendere un pochino di mestichezza col microfono, dopo una settimana ricominciavo praticamente da capo. Quindi dopo qualche domenica destino volle che il direttore della radio, l'editore della radio, decise di mandarmi via, perché secondo lui non ero capace, e questo invece mi incentivò a fare radio. Bene, bravissimo, benissimo. E infatti poi leggo che una cosa del genere è capitata anche a tantissimi altri che hai intervistato. Io sì, ti vorrei anche fare una domanda, ma subito dopo il brano, a proposito di una delle voci più belle del panorama radiofonico, che è Rosaria Renna. Certo, come no. Enzo, come ti dicevo prima, tu hai avuto modo di intervistare anche Rosaria Renna. Lei è iniziato giovanissima, prima con Radio Antenna Monopoli, neanche diciottenne, poi arriva a Radio Norba e infine a RDS, dove addirittura strappa un contratto. Allora, come si diventa speaker? Che consiglio daresti tu a chi vuole intraprendere questa carriera? Che so, ci sono dei corsi? Allora, per quanto riguarda Rosaria, volevo ringraziarla anzi per la disponibilità, per l'intervista che appunto ho realizzato con lei, poi inclusa nel libro, quindi anche Rosaria appunto compare fra le 34 voci che ho intervistato, dove lei ripercorre appunto tutta la sua carriera radiofonica, Rosaria che adesso ricordo trasmette a Radio Monte Carlo, e di cui parlo tra l'altro nel libro, perché parlo anche degli esordi di Radio Monte Carlo proprio negli anni 60, quando cominciò a trasmettere sul territorio italiano. Per tornare alla domanda che mi hai fatto, fare radio è sempre bello e appassionante. Forse non è così facile come prima avvicinarsi al mondo radiofonico, perché purtroppo le radio sono diminuite. Come hai detto tu, ci sono dei corsi, ma quello che conta soprattutto oltre al corso è, come dire, la predisposizione naturale. Cioè, se tu mi dovessi fare la domanda, speaker si nasce o si diventa? Sicuramente si nasce innanzitutto, e poi ovviamente bisogna affinare la propria tecnica, quindi comunque devi trovare chi ti aiuta a affinare la propria tecnica, quindi eventualmente puoi seguire un eventuale corso, o altrimenti, come facevamo noi, insomma, quando i corsi ancora non c'erano, ispirarsi ai vari conduttori più bravi che c'erano in quel momento e poi creare un proprio stile, appunto ispirandosi a queste voci favolose che uscivano dalla radio. Ecco, ti interrompo, tu a chi ti sei ispirato in particolare? Ecco, appunto, come ti dicevo, fra le voci a cui mi sono ispirato c'era Francesco Acampora, però poi dopo mi sono ispirato anche alle voci di Radio Monte Carlo, perché ricordiamoci che prima che esplodesse il fenomeno delle radio libere erano pochissime le radio da cui si potesse attingere in qualche modo, sia per quanto riguarda la conduzione radiofonica, ma anche per quanto riguarda la fruizione musicale, perché in pratica c'era Radio Rai, poi c'era appunto Radio Monte Carlo che trasmetteva appunto in onde medie, e poi anche Radio Estere, fra cui Radio Luxemburg, a cui si sono ispirati la maggior parte dei nomi che io ho intervistato all'interno del libro. Quindi ti posso dire che comunque la mia ispirazione viene da questa, quindi dalle voci di Radio Luna e dalle voci di Radio Monte Carlo, poi man mano insomma sono venute anche altre, anche possiamo dirlo tranquillamente Radio DJ, dove ascoltavo appassionatamente quando già facevo radio Marco Biondi
Biondi con il suo Pop News il pomeriggio alle 18:30, se non ricordo bene. E lo ricordi Marco molto bene, invece. Vabbè, ma Marco Biondi era un mio punto di riferimento, perché comunque dava informazioni, era un bellissimo programma Pop News, dove lui parlava appunto di musica, trasmetteva le novità discografiche, non dimentichiamoci che fino all'avvento di internet l'unico modo per approvvigionarsi a livello di novità discografiche erano i giornali, comunque conoscere le novità era la radio, e poi c'erano i giornali, quei pochi che c'erano in circolazione, per cui uno ascoltava la radio se faceva questo lavoro o semplicemente come ascoltatore, anche per sapere quello che c'era in circolazione. Poi magari andava nel negozio di dischi più vicino e acquistava. E se lo faceva dare. Enzo, esatto. Ti devo interrompere e lanciare il prossimo brano. Va bene. Enzo, siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo veramente una manciata di minuti, ma una domanda te la voglio fare. Io ne ho tante di domande, qua ne ho contate 40. Immagino. Senti, la tecnologia DAB, Digital Audio Broadcasting, soppianterà le FM? Beh, diciamo che l'FM secondo me ha ancora qualche anno di vita, poi sicuramente la radio, come giusto che sia, la radio io la vedo come un bimbo che man mano nel corso degli anni è cresciuta e diventata adulta, si è adeguata alle nuove tecnologie, e quindi anche la tecnologia DAB, che tra l'altro adesso è disponibile soprattutto per quanto riguarda le autoradio, diventerà sicuramente, diciamo, la tecnologia del futuro. L'FM comunque, ripeto, non sparirà del tutto subito, ci vorranno ancora diversi anni, per come la vedo io. Ancora una domanda, che cosa non deve mai mancare in un palinsesto? È una bella domanda. In un palinsesto radiofonico ci vuole sempre, secondo me, una buona dose di interazione con il pubblico. Secondo me è fondamentale comunque trasmettere qualcosa mentre si è in onda, quindi comunque in ogni caso avere una certa empatia con chi ti ascolta. Quello secondo me è fondamentale, e quindi nel momento in cui comunque cominciano a mancare questi elementi, il palinsesto sì c'è, ma magari può risultare un pochino freddo. Mentre il bello della radio è anche quello, riuscire a stabilire con la voce un contatto con il pubblico, quindi secondo me è fondamentale, ripeto, l'empatia, l'interazione con chi ti sta ascoltando. Enzo, l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Tu adesso che cosa fai? Allora, io prossimamente curerò una rubrica dedicata, destino vuole, alla televisione, bene sì, da radiofonico, perché io comunque scrivo anche su diversi siti online che si occupano di radio, ma anche di televisione, di spettacoli in genere, e quindi prossimamente sarò in onda su una radio nazionale che trasmette da Roma, dove curerò nel fine settimana, il sabato e la domenica, una rubrica dedicata appunto alla televisione, a quello che accade in televisione, quindi commenterò i vari fatti televisivi, per così dire, e parlerò anche di audience, di share, quelle robe là, bene, allora vogliamo ricordare ancora rapidamente il libro, assolutamente, ma no, ma assolutamente è una cosa che avremo senz'altro fatto. Allora ricordo ancora una volta, Enzo Mauri, qui Radio Libera, appunti e racconti degli anni che sconvolsero l'FM, per Armando Editore, tra pochi giorni disponibile su tutti gli store online e anche in libreria, dico bene? Esatto, giustissimo, la storia delle radio libere dal 1975 al 1990 circa, attraverso 34 voci, ma ce ne sono molte di più in realtà all'interno, che raccontano un po' quello che avvenne in quel magico periodo in cui le radio libere tappezzavano l'Italia. Praticamente un po' la storia del nostro paese attraverso la radio. Enzo, Enzo, ti devo salutare, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per averci raccontato il tuo libro. E spero di vederti. Io ringrazio voi, ringrazio te Fiammetta, ringrazio Marco Biondi e ovviamente grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Vigevano. Molto bene, grazie Enzo, a presto. Allora amici, un libro per amico finisce qui, io vi ricordo che il podcast sarà disponibile sul mio canale YouTube e sui nostri social a partire da domani, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 11, sempre su Radio Vigevano, e vi lascio il nostro palinsesto e al prossimo appuntamento con Vita da Stella alle 13. Buon proseguimento a tutti. Ho lasciato te. Let's get ready to rumble. Radio Vigevano.